Salve, mi chiamo Nicolò e sono un giovane imprenditore attento alla salvaguardia dell'ambiente. Per questo motivo, con Carmelo e altri giovani, ho creato nel 2015 a Massafra la Biofle Company, un'azienda fondata soprattutto per difendere l'ambiente d'effetto serra dovuto all'aumento della concentrazione di anidride carbonica causata dalla combustione dei carburanti. Ogni anno in Italia milioni di litri di olio alimentare esausto vengono versati nel lavandino o nell'ambiente, intasando le tubature domestiche, inquinando e causando problemi anche ai depuratori e alle condotte fognarie. Pertanto, un ottimo modo per salvaguardare l'ambiente è quello di riutilizzare l'olio esausto e di trasformarlo in un carburante ecologico ed ecosostenibile, il biodiesel. L'olio alimentare esausto, recuperato dal settore domestico e dalla ristorazione, viene trasformato attraverso un processo chimico con aggiunta di reagenti chimici e catalizzatori in biodiesel e glicerina, con recupero pari al 100%. La nostra impresa si pone principalmente i seguenti obiettivi: recupero di oli usati da cucina, produzione di biodiesel a impatto ambientale zero, vendita della glicerina prodotta, riduzione dell'inquinamento atmosferico e ambientale, utilizzo di tale biodiesel per la movimentazione degli automezzi aeroportuali, come ad esempio i veicoli di soccorso, antincendio e bus navetta, e principalmente in seguito alla movimentazione degli aerei. La Biofle Company è un'azienda molto competitiva perché produce un carburante che, a un prezzo di 90 centesimi litro, è ecosostenibile. Riduce le emissioni di ossido di carbonio e di anidride carbonica. Riduce le emissioni di polveri sottili e non contiene componenti cancerogeni. Non presenta emissioni di ossido di zolfo e di metalli pesanti. E infine è biodegradabile al 100%. La Biofle Company punta molto sui giovani perché si rendano conto dell'importanza della salvaguardia dell'ambiente utilizzando sin da subito un biocarburante ecosostenibile e biodegradabile invece degli odierni carburanti fossili inquinanti e dannosi. Noi giovani puntiamo sull'utilizzo del biodiesel in quanto lo reputiamo il carburante del futuro.